Su, cusino, tocca a te organizzare sta festa di carnevale in maschera. Aspetta, cusino, mio fratello. Lo so, è sorella, ma non lo dicete all'illustrissimo nostro padre. Non è ancora riuscito a mettersi il turbante. E un turco senza turbante, sei come una monaca senza l'abito. Se tutti quelli della nostra brigata che si traveste non sono bene in ordine, fallirà il nostro scherzo del carnevale, perché nessuno crederà che siamo veramente turchi, o francesi, o romani antichi, o altre gente strana. Pronti tutti, per piacere, il turbante del turco, la spada, fierezza del capitano romano Pirgo Polinice, Ubinario, Minor Cessa, romani. Romani, per Marte, per Giove! E anche per Venere! Ma sì, anche per Venere! Pronti? Pronti! Pronti! Coraggio! Andiamo come attori al teatro! Come saltimbanchi a rialto! Come cavalieri al torneo! Per conquistarci fama eterna! Questi palazzi e queste logge orcolte d'oro, di marmi e di figure elette! No, per piacere, sta lì a Fiorentino, già col Petrarchino in mano. Questa la si sente antica. Non parla il fiorentino. L'unica lingua dell'Italia che capiscono. Se la nostra lingua pavana e vizentina, l'unica figlia naturale e legittima della parlata di Marco Trullio e di Virgilio. Va bene, cugino, ricomincio. Sti vie palassi e sti vie portegale, coste belle figure in orpelè, chi era puevre isolete, chi a pe, da starghe solamente pese, zenzale. Ma no, anzi, che smonta, così onorando, stai facendo confusione. Siamo qui a parlare a questi magnifici signori delle smeraldine di Vicenza, e tu ci narri favelle poetiche su Venezia, danzare, pesi, via. Dovete sapere, vostre signorie, che Vicenza è una città antichissima, fondata qua, vedete qua, proprio dai signori romani. Eccoli qua, usque tanse. Usque ancora, che qua costruirono grandi palazzi, ponti beni in pietra e massime il magnifico teatro di cui vediamo anche oggi le vestigie. Come parentato, noi vicentini che avevo i romani e i troiani, Scipione l'Africano, che son mi, e qui abbiamo il nostro Fabio Massimo! Ipse dixit! Nei vostri nomi, anche de nord, ne son pas de nom romani, me semble, plutôt son de nom de vilain, de contadini, come on dit en Toscane, perché son de nom des animali, come scroppa, siete di coscione, e poiana. Madonna, siamo fieri dei nomi dei nostri casati, che sono i nomi delle insegne. I nostri avi romani portavano sui loro scudi e che vengono mantenuti anche oggi delle armi delle nostre famegie. A Roma! Io visitare grande moschea vostra, denominata Chiesa San Pietro, rassomigliare a nostra moschea d'Aia Sofia. E anche se noi turchi stare fede in mezzo alla nostra, noi desiderare quella chiesa finire secondo meraviglioso principio che in splendore et magnificenza gareggiare con nuova moschea quale nostro sultano Solimano adesso costruire, e così anche sperare che questo magnifico bazar superare in grandezza e tornamento tutti i bazar e mercati del nostro architetto Sina a Costantinopoli. Augurare? Cosa? Qua? Augurare presto,
finire Basar. La dernière fois que je suis stata à Vicence, je n'ai pas veduto ces ruines antiques. Avete scoperto queste antichite messe, demolendo le vecchie maison? No, madame, queste non sono rovine, ma un edificio nuovo e molto magnifico che l'architetto Palladio sta costruendo secondo la maniera delle antiche basiliche romane. Ave! Ave! Quelle grandi rovine romane che io vedrei qui appresso, fatte con grandi blocchi di pietra viva! No, questo, signor Pascià, che voi chiamate rovina, no, è anch'esso palazzo nuovo che il magnifico Marcantonio tiene sta costruendo. C'è la più bella e adornata casa che sia in la magnifica città di Vicenza, cum stupendissimus modum ornatatam e magisterium et diligentiam compositam. Ma tu vedi che cosa è arrivato? Alessandro Trissino! Lo sto guardando male! Signori giovani, parmi che fosse meglio tornare ai vostri capi e non turbar la gente con le vostre malpensate ilarità. Sapete che fate male di fare orazioni in elogio di questi palazzi e edifici che sono i lacci e le catene che legano noi vicentini al diavolo, perché amando troppo i nostri palazzi ci illudiamo di poter mantenere la vera fede nei nostri cuori pur andando a messa e fingendo di seguire la falsa religione di Roma. Bisogna invece scegliere tra Cristo e il principe di questo mondo. Voi e i vostri padri dovete liberarvi dal regno di Satana, lasciando in trio palazzi e magnificenze e partendo per Ginevra e quelle terre dove non regna l'idolatria, dove si trovano Calvino e i veri ministri e profeti di Cristo. Così presto farò io, e molti degli amici e parenti miei e vostri. E farissi bene seguirmi. Settimana passata di far questo benedetto teatro nel quale ho fatto la penitenza di quanti peccati ho fatti e so per farlo. E quando si recita la tragedia? Martedì prossimo si reciterà la tragedia, quando Madonna Illustrissima volesse udirla io la esorterei a venire, perché si spera che debba essere cosa rara. E adesso con la vostra indulgenza comincio a far imparare le parti recitanti, che non sarà cosa facile, e a provare la tragedia. Ancora una cosa, messer Andrea, noi ve conosciamo come valente architetto, ma siamo meravigliati che intendete anche a de recite e de tragedie. Il teatro
e l'architettura non c'è grande differenza. Come usava dire spesso a me Messer Giovanni Giorgio, anche perché l'architetto disegna le scene immaginando luoghi e azioni, come fa un poeta. E con ciò si accosa che gli ordini delle colonne, dorico, ionico, corinzio, sono come uomini, donne, fanciulle leggiadre, sono loro i personaggi di noi architetti e con loro facciamo le nostre commedie e tragedie, ora tristi, ora liete, ora trionfali, ora giocose e dilettevoli. E chi sa leggere l'architettura può leggere le nostre opere esattamente come può leggere quelle di Ariosto o Sofocle. Possiamo assistere alla prova. Messer Andrea, le altre tragedie che ho letto sono scritte con rime, non con versi sciolti. Come dovremmo recitare questi versi sciolti? E il Trissino ha scritto la sua tragedia in versi sciolti, non in rima, perché la tragedia nasce dal dolore che manda fuori non pensate parole, mentre le rime sono artificiose e pensate. Recitando dobbiamo parlare in modo naturale, esprimendo dolore e compassione come si fa nella vita, non declamando come ambasciatori davanti il dose o come un poeta che ha sudato una notte intera per accordare le rime. E voi, soldati romani che state attorno al grande Scipione, non dovete atteggiarvi con le giovani signorine che assistono ad un ballo di nozze, ma dovete stare ritti e fieri. Che sia manifesto a tutti che siete antichi romani e portando bene le vostre armi. I soldati usavano per la loro difesa uno scudo di mediocre grandezza, il quale aveva nel mezzo una piastra di ferro di forma ovata, con altri due ferri, l'uno di sopra per riparare i colpi che venivano dall'alto e l'altro di sotto per difendere lo scudo che non si rompesse cadendo in terra. L'armi poi da offesa erano la spada lunga un braccio, che sono due piedi, e la tenevano sopra il petto dal lato destro con un pugnale al fianco sinistro, e portavano in mano due veruti lunghi piedi 8 lune, cioè 4 lastre e 4 ferri, e venuti che erano alle strette lasciavano cadere a terra dalle lastre e mettevano mano alla spada. E ricordiamo che queste furono dati con che i romani soggiogarono il mondo. Cominciamo all'inizio dell'atto quarto, scena prima. Messer Torquato, potete cominciare a leggere la parte di Scipione. E mentre nell'assenza di Messer Enea, che è rimasa a casa con un po' di febbre, leggerò la parte di Siface. E quel che in più onorato luogo vien prima è il misero Siface, di cui molta pietà mi giunge al cuore. E rimirando lui, penso me stesso, che tutti che vivem sopra la terra non siamo altro però che polve ed ombra. Quale avversa fortuna va condotto Siface a fare accordo coi nemici, senza guardare a sacramenti e leghe che erano fatte con noi primieramente. La causa fu la bella Sofonisba, dell'amor della quale fui preso ed arso. Così, da quella mia vita serena, mi ha posto in la miseria che vedete. Non chiedo libertà che esser non può, ma ben vorrei che ciò che si destina
se seguisca in me senza tormenti. Non dubitate, no, di simil cose. Levatevi d'attorno le catene e menatelo al nostro alloggiamento. Ne stia come prigione, ma come amico. Bene, bene, messer Torquato. Per domani bisogna commettere tutta memoria, perché il tempo manca e Samarte dovevo recitare. Ricorderete, cominciando con un gesto, di indicare i prigioni. Ecco i prigioni! Bisognerebbe anche parlare con più compassione. Trattandosi di Scipione, trionfante, ma clemente e misericordioso. Proviamo ora gli ultimi versi del coro delle donne di Sofonisba, che ricorderete è già morta avendo preso il veleno all'interno del palazzo. Non è uso da noi far recitare le donne, ma non abbiamo fra i nostri accademici recitanti che possono fingere bene la voce alta da donna, se non messer Orazio. E così deve fare la parte del coro da solo. Musici! Cominciate. Un attimo, messer Andrea. Ora! Ma fallace speranza dei mortali, spesse fiate quando a maggior forza ogni cosa par tranquilla e lieta, il ciel ne manda giù qualche ruina e quando il mar più si rinforza e men si spera il suo furor s'acqueta. Grazie. Messer Orazio, recitato bene. Se fermiamo qua. Abbiamo scritto più volte al nostro nunzio a Venezia, chiedendo la presenza e il parere del Palladio per la losa del clarissimo Capitania, opera sua, e per la sala del Palazzo della Ragione. D'accordo, la sala è la parte principale di esso, palazzo, per la quale si fa tutto il resto, facendo abbellire con un nuovo ordine dei volti, con grande fatica e spesa. Ma un salesato è tutto rotto, è ineguale, è sottoposto in modo alla polvere che è quasi intollerabile. Invece di rinnovare il salesato, che sarebbe soldi buttati via, bisognerebbe chiedere a Palladio come meglio fare un battuto di scaglie a ghiaia, o come smaltare e bianchisare l'interno del palazzo per renderlo più vago e lucido. Ogni volta che scriviamo, Palladio promette di venire. Ma poi, preso dalle sue fabbriche di Venezia o dalle altre faccende dei clarissimi signori veneziani, non viene. Una volta era il nostro uomo, il nostro architetto, sempre al nostro servizio.
Rimane, sì, nostro amicissimo. Ma ora servo anche senatori e clarissimi. E qualche volta aspetta a noi fare l'anticamera. Promesso di venire oggi. Ma l'aspettiamo dall'ora del distanno. E già manca la luce per fuori e non è venuto. I nostri colleghi sono ritornati a casa. Aspettiamo ancora un po'. Il tempo è brutto. Il viaggio è molto lungo, faticoso e non senza pericolo. Se meglio cavalcare con i amici, con lo schioppo carico pronto sulla selva. Quando siete andati l'ultima volta a Venezia? Ah, che vago raramente per scappare la fatica. Le spese di parcaioli, notai, uffizi. E le contesane? Cerco di pagare le dote alle fiole, non di far regali a putte. A me basta per scaldarne le vittorie nude scolpite sopra il camino. In camera mia. Ah! Guardarmele dal letto. Gentiluomo vicentino, non vale sia per sbaglio o piaceri o per il mal franzoso come fanno i fiorentini e i francesi, ma ne va per questioni, processi, liti, oppure perché un parente è occupato anche tu e l'hai entrato, oppure all'ufficio i signori sono i ben inculti per chiedere licenza di irrigare i campi. E sono sta poco tempo fa, Venessi, per comprare delle gioie per me Viola, innanzi che si sposino. Ero là quando venne la notizia della grande vittoria navale sopra il turco. E come arrivò Venessi alla Noela? Si sentì prima rialto? Arriva prima a San Marco. E chi ha portato la Noela? Un uccello. Un uccello? Sì. A 19 ottobre passato. A ora di sesta che è ora degli altri. Mentre ognuno era intento nelle sue faccende e quando che meno si sperava bene alcuno si perdeva. Lettere fresche d'armata che accusavano disperazione di far cosa alcuna, sì, perché il tempo era troppo avanti. Ecco che compare un uccello nel cielo. Ecco, una galea. E quella non è ancora di lontano veduta che ognuno intende. Quello la porta ancora prima che parli e ognuno grida fino al cielo. Vittoria! Vittoria! Viva! Viva! In un momento tutta la città lo sa, tutta grida, tutta corre alla piazza, ognuno impazzisce, tutti raccontano l'allegrezza per la quale chi ride, chi piange, chi corre, chi salta, ognuno s'abbraccia. Il povero, ignobile, è compagno, fratello del ricco, del nobile, che si baciano assieme. Ma c'è differenza di età, di sesso, di grado. Tutti rendono grazie a Dio e da cara vogliono vedere, vogliono avvicinarsi alla galea che è rimasta nel mondo. E quella? E la ricolma di trofei del turco che faceva magnifico spettacolo. Ecco che compare. Tanto bene. È il magnifico signor Giustiniano, governatore della galea. Ecco, gli portano di petto. È tanto stanco, ristretto, che non riesce a parlare e a riferire.
voce interrotta. Vittoria. Vittoria. Grandissima. Serenissimo principe. È rotta la madre nemica. È presa. È arsa. Cugino, voi mi fate piangere con il vostro racconto. Sono più bello. L'ho visto. In vita mia. Entrate. Si riprende un piatto un momento dopo la lunga cavalcata di oggi. Volendo accontentare le vostre signorie, sono andato alla ricerca del palladio. Mi fu riferito più a casa del Moresina di Sinale. Una volta arrivato là mi fu detto più appena. Non l'ho trovato alle solite ore, né in corte né in piazza. Solo l'altro ieri la trovai a casa del contadino, molto affranto e sofferente. Si è raccomandato alle vostre signorine e mi ha dato questa lettera. Vi ringrazio, messer Giovanni Battista, delle vostre fatiche. Cugino, leggete cosa scrive il palladio. Magnifici signori, ho inteso quanto le magnificenze vostre mi scrivono, né avrei mancato di non eseguir subito il tutto, ma essendomi mancato il maggiore mio figliolo. In modo mi ritrovo impedito e travagliato sì dell'animo come del corpo, tanto più per non essermi ancora stato data sepoltura che io non mi ritrovo né tempo né di poter far cosa. Ma un giorno di questa settimana me ne venirò a Vicenza e farò quanto quelle mi comanderanno, alle quali auguro ogni felicità. Venezia di 6 gennaio del 72. Nelle magnificenze vostro servitore affezionatissimo. Palladio è ormai morto da 30 anni. Aveva avuto i suoi travagli, perduto i due figli, che erano stati la sua maggiore speranza. Lavorò senza sosta tutta una vita, ma aveva avuto anche le sue consolazioni. Chi altro fra i nostri, nato da gente umile, diventò così famoso?
cenando con grandi signori, governando grandi fabbriche che cambiarono la faccia delle città, come la chiesa di San Giorgio a Venezia o la basilica qui a Vicenza. Fu completato anni fa anche il suo ultimo progetto, l'imparagonabile Teatro Olimpico, dove anche il nostro Scamozzi lavorò, inventando la famosa scena miracolo dei nostri tempi. Qui alla basilica si costruisce ancora, ma ormai manca poco al perfezionamento dell'opera, solo due arcate verso Piazza delle Erbe. Ah, i forestieri arrivano quasi ogni giorno per ammirare gli edifici o camminare nel giardino de Valmarana, assistere alle feste. Bresciani, veronesi, veneziani, francesi e spagnoli e perfino muscoviti e giapponesi, che sono stati ricevuti onoratamente al Teatro Olimpico dai signori accademici. Sì, è venuto l'altro giorno in città un inglese, Inigo Jones, grande intendente di architettura, ora nominato architetto del re Giacomo. Adesso, allora, mi trasformo in Messer Inigo. Devo prendere in mano i quattro libri del Palladio, penna, compassi, 1, 2, 3, smussare le mie R. Ah, come fanno gli inglesi? Scusate. Gente, donne onoratissime, se comincio a spogliarmi davanti ai vostri bellissimi e pudichi occhi che brillano nell'oscurità del nostro teatro come tante stelle nel firmamento. Beh, spero che sarò perdonato dalle signorie vostre, conoscendo la vostra clemenza e benevolenza nei miei confronti, e adducendo il fatto che anche alla corte del re Giacomo e della regina Anna, sua consorte, la regina, le sue dame fanno da attrici e ballerine. Mi riferisce l'ambasciatore inglese che indossano gonni cortissimi, rivelando che anche donne inglesi hanno le gambe. Cosa che il signor ambasciatore giura di non aver saputo prima di assistere ai loro spettacoli. Beh, non devo dunque vergognarmi di esibirmi nel ruolo di Jones, innanzitutto perché anch'io ho un bel paio di gambe. Messer Vincenzo, sono contento di rivedervi. Beh, il rinomato Scamozzi. Spero che abbiate passato giorni allegri fra gondole, palazzi e piaceri. Ho visitato molti dipinti nelle chiese e nelle case dei signori veneziani. Sono stato in piazza e a Rialto. E non avrete mancato di visitare qualche bella cortesana, spero. Il mio scontroso amico, il signor Johnson, Ben Johnson, poeta celebre nostro, mi ha pregato con insistenza di osservare bene luoghi, popolo, nobili e le cortesane, in modo che possa scrivere dopo il suo famoso Volpone un'altra bella commedia con personaggi veneziani. Così ho visitato una certa Margarita Emiliana, una cortesana del genere più nobile. Ma solo per osservare sua casa, suoi modi. Aspetto, vestiti, conversazione. Voi puritani sempre fingete di essere onesti come vestali, ma siete, non ne dubito, come tutti gli altri uomini. E allora, com'era questa cortesana? Messer Inigo,
abita in un vero palazzo che sembra il paradiso di Venere, con arazzi, cuori dorati alle pareti, insieme con il ritratto di questa regina dell'amore squisitamente delineato, a guisa di una nuova Cleopatra, e coperta di catene d'oro e collana di perle che inconicciano sue seni d'avorio. Il suo viso è di una bellezza incomparabile. Beh, aiutata però dall'arte e da pennello. Le sue calze sono di una seta cremisina. Tutto il suo corpo è delicatamente profumato. La sua eloquenza... Va bene, Serinigo, va bene, basta. Bravo pittore come siete, avete dipinto tutta la scena. E avete avuto tempo per visitare qualche bel edificio? Ho visitato il palazzo con il mio signore, il conte di Arundel, le bellissime sale del Senato e del Collegio, fatte in parte sul disegno di Palladio, e le magnifiche case dei signori procuratori. Ma di vostra invenzione, sulla piazza! Con i cortili e la facciata a tre ordini, il mio è l'edificio più magnifico, più bello della città. Sì. Ho visitato anche il convento della Carità di Palladio. Vero ricordo della magnificenza della casa dei Romani, con un atrio con colonne altissime e lo spazio ovale delle scale a pelle in mezzo. Invenzione veramente eccellente. Stavate osservando la basilica, messer Vincenzo? Sì, guardo spesso la basilica. La basilica è cresciuta con me, ma senza invecchiare come invecchio io, ahimè. E ora la fabbrica delle logge è quasi finita. La mia nutrice mi portava da Tosetto a vedere la fabbrica, i carri, il lapicino Alvise, i grandi blocchi di pietra. Ecco, dal mio amore per la basilica, il mio gioco preferito da bambino, più ancora del mio cavallo di legno, della mia piccola spada. Da lì forse è nata la mia inclinazione verso l'architettura. Mi ricordo le basi enormi. Sembravano enormi, mi stavano sempre davanti al naso. Ma io intanto crescevo. Crescevo, ma cresceva anche la basilica. Era sempre più grande di me. E avete conosciuto Palladio? Palladio? Sì, mi salutava sempre. Mi faceva anche dei piccoli regali. Una mela, un foglio di carta per disegnare. Sentivo anche parlare di Palladio in casa. Mio padre si lamentava che Palladio era amico di tutti i signori e che nessun altro architetto avrebbe potuto lavorare a Vicenza senza il suo favore. Ho visto poi come Palladio faceva passare per sue le invenzioni degli altri, come Palazzo Thiene, pubblicato nel suo libro come invenzione sua, mentre tutti sanno perfettamente che il disegno fu di Giulio Romano. La mia opera ha cercato di sfuggire gli errori di Palladio, come nell'edificio della Rocca Pisana, fuori Lonigo, dove ho messo in opera un'invenzione molto, ma molto più bella della rotonda del Palladio. E cosa pensate di questa basilica? Ha molti difetti. Pensavano, nell'ordine delle colonne, ma fra gli edifici del Palladio forse è quello che mi piace di più. Messer Inigo,
Spero che ora potrete venire a vedere il mio palazzo, fatto sul disegno del Palladio. Ah, ma volentieri! Beh, ho qui il mio Palladio. È un po' di inchiostro ben chiuso per disegnare. Conoscete Messer Vincenzo, il famoso architetto? Sì, lo conosco bene. E come giudicate di lui? Messer Vincenzo è un buon architetto. Beh, è gran professore di architettura. Ha scritto più lui sulla nostra arte di quanto abbiano fatto Vitruvius, Elia, Vertiges insieme. Ma non è tanto grande da non patire i tormenti dell'invidia. Soprattutto quando sente lodare Palladio. Verso Palladio, bisogna dirlo, dimostra ignoranza e malizia. Perché da Palladio imparò tutto quello che sapeva dell'arte. Ma voleva essere lui grande come Palladio e cercava sempre di variare rispetto a Palladio. E ogni volta che partì da Palladio, sbagliò. E lo sa, da grande intendente qual è. E il fatto lo rende invidioso e dispettoso. E cosa pensate delle sue opere? Come il grande palazzo Trissi. Ah, il palazzo del pazzo Trissino. Come voi lo nominate, con le sue bizzarrie. No, no, ma è veramente magnifico, ornato. Ma al piano di sotto ha le colonne ioniche sulla strada e le colonne doriche dentro, ma che nella nostra arte è ritenuto difetto e mancanza di conformità. Il cortile però è molto, molto ben riuscito. E l'ho imitato nella mia scena per il teatro nostro di Porto. Ah! E il Palladio, Messer Inigo, come giudicate il Palladio? Palladio? Madonna mia, eccellentissima! Palladio fu l'anima della nostra età, il principe degli architetti. E la sua fama non sarà mai logorata né dall'invidia né dall'ignoranza. Beh, le sue opere, ormai vecchie in anni, ma sembrano sempre fresche e nuove, non invecchieranno mai. Beh, io non l'ho conosciuto Palladio, ma lo stesso lo conosco perché vive nei suoi edifici e nel suo libro che tengo sempre appresso. Così questa basilica diventa il suo monumento. E non sua tomba. Ma allora il Palladio era veramente grande, come quegli architetti antichi di cui leggeranno che hanno fatto il Panteon, le Terme. No, Messer Andrea conosceva poco latino e meno greco, ma la voce delle sue pietre rimbomba come versi di Sofocle o del mio Shakespeare. E tiene testa a tutto ciò che hanno fatto greci insolenti e romani superbi. Bramante e Michelangelo sono suoi compagni. Vitruvio, un fratello. Vicenza lo ha fatto crescere offrendogli ammaestramenti, possibilità di far valere il suo ingegno. La natura stessa potrebbe essere orgogliosa dei suoi edifici perché, come costruttore, onorava i suoi principi. Davanti a Palladio, l'Europa oggi si inchina. Non fu di una sola epoca, ma per tutti i tempi, finché scorrono Brenta e Bacchiglione, finché vorremmo case belle e comode o città che fanno onore ai loro abitanti come la vostra nobilissima Vicenza, avremo bisogno del suo esempio e della sua luce.